Mercoledì 14 maggio 2014, città di Reggio Calabria, visita ufficiale del Premier Matteo Renzi, oggi a Palazzo di Governo, dove è stato ricevuto dal sottosegretario alla sicurezza e servizi segreti, onorevole Marco Minniti, dal prefetto, a sua eccellenza il prefetto di Reggio Calabria, riunione assieme alle interforze e agli organi sindacali presso la prefettura di Piazza Italia. Subito dopo, prima di andare a Palermo, perché è stata una giornata importante, un tour de force notevole per il Premier Renzi, incontro con i sindaci della provincia di Reggio Calabria insieme a tante scuole, a tanti alunni, a tanti studenti che sono qui sotto ad aspettare il Premier Renzi al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Speriamo che sia una visita ricca di contenuti e che possa segnare, come dire, una pagina importante per la nostra città e per la nostra provincia. Noi siamo le donne di Bagnano. Va bene. Sì, Bagnano. Arrivi per 10 anni. Ma non sai il problema di Bagnano. Ciao Marco Minniti, siamo amici di Bronca Arena anche noi. Signor Ministro, ci conosciamo. Va bene. Una che parla, non si capisco se parlate cinque, non capisco. Parla la signora. Fai parlare la signora. Due mesi di pesca. Perfetto. Tre anni che non lavoriamo. Abbiamo debiti a fine. Ho i capelli bianchi per non... Neanche, mi stanno venendo più di sette. Allora, signore, signore, noi abbiamo andato. Perfetto. Fate parlare. Io riferirò al Presidente del Consiglio che sta venendo qua. Ed è importante che venga qua. Sì. Secondo, il Presidente, e dobbiamo aiutarlo, diciamo. Perfetto, no, basta, fate parlare me, una alla volta. La seconda cosa, il Presidente del Consiglio, alla fine della sua presenza qua, annuncerà, ma lo farà lui, non lo posso fare io, che ci sarà una sede nazionale dedicata esclusivamente alla provincia di Reggio Calabria e alla Calabria, dove affronteremo tutti i problemi, dagli esodati alla pesca, alle società miste, alla società delle case, che dovete capire che si farà una cosa che non c'ha eguali in nessuna parte d'Italia, va bene? Domani abbiamo un incontro a Roma, domani dobbiamo andare a Roma. La Lanzetta sa tutto di noi. Va bene. Informato dal ministro Lanzetta, Marco, per favore. Sta arrivando adesso il presidente. Avanti, non davanti, per favore, non davanti. Così, ehi. Non può andare, abbiamo detto di no. Signore, la prego. Qua non passa nulla. Ora vediamo tutto, non ti preoccupare. Sono tutti di là, eccolo, tutti là sono.
Siamo. Allargare il passaggio. Interessa. Il passaggio. Aspettare, dobbiamo avere il passaggio. Lì per lì mi può dare risposte concrete, voglio dire, perché il problema realmente non lo conosce. Glielo dobbiamo dire noi che soffriamo, che non abbiamo il lavoro realmente. E io ho fatto presente il problema dell'ATAM, il problema della multiservizi, il problema del Xeleoni, il problema che si sono mangiati i soldi a Reggio Calabria. Io ho detto un po' di tutto, vediamo, dice, aspettate che io sono appena arrivato. Come conosce meglio la situazione, cercherà, ha detto, di dare delle risposte. Che ci libera solo dai mali. Che ci libera da quello, lui può. Ne ho mentre parlare già. Ora che devo uscire dalla camera. No, parlare già. Riblati, i giornalisti, Renzi è venuto direttamente da voi, tu hai avuto un bellissimo faccia a faccia. Che te guarda, lui sicuramente è spaesato perché viene a Reggio Calabria per la prima volta, non conosce realmente i problemi da vicino. Io ho cercato in 5-10 secondi quel tempo di poter spiegare i problemi reali che ci sono. Gli ho chiesto lavoro che qui c'è gente che muore di fame. E lui cosa ha risposto? E lui ha detto che cosa è da poco, che lì cercherà di fare qualcosa, ma non è che mi può dare una risposta concreta, perché giustamente gli ho detto io, i nostri senatori, ci sono 4-5 regine che sono lì che rappresentano la Calabria, Reggio, che cosa stanno producendo per Reggio Calabria? Qua c'è gente veramente che muore di fame, posti di lavoro dell'ATAM, gli ho detto io, ex Leone e multiservizi, fate un piano immediatamente per salvare questi posti di lavoro. La Calabria esploderà, questo è poco e sicuro. È da ammirare, si è avvicinato a parlare con noi, è da ammirare, si è avvicinato, ci ha salutato a parlare con lo Stato, con l'altro Stato, la situazione com'è, non vogliamo 80 euro, vogliamo il lavoro o ci rivolgiamo all'antistato? A chi dobbiamo rivolgerci? Il lavoro, è illegittimo lavorare nello Stato, è illegittimo. Ci portate alla delinquenza organizzata, siete voi giornalisti, siete voi responsabili perché voi non portate i nostri proposti in televisione, voi ci state portando alla disperazione, diventiamo delinquenti per colpa vostra anche, noi vogliamo delle leggi. Lavoro. Non possiamo mangiare parole. Quante coscienze i nostri politici? Dal primo fino all'ultimo. Che portiamo? Noi portiamo soltanto carta straccia. Questo marcio deve finire. Che sono promesse, provvederò. Ma di che cosa? Che cosa? Noi vogliamo un decreto legge subito. Entro i primi di maggio. Che in Calabria. Forestazione e turismo. Avviamento al lavoro. A chi dobbiamo rivolgerci a mezzogiorno per mangiare? Agli uffici della Caritas dobbiamo andare. Ogni giorno a mangiare la Caritas per colpa vostra. Miserabili tutti. Questa è la verità. La RAI siete i comini. Fate domande a noi lavoratori, a noi cittadini onesti. Perché non venite qua? Perché la RAI non si avvicina come gli altri organisti della locale? Questa è la verità. Noi ci rivolgiamo all'antistato perché lo Stato è assente, perché il questore, il prefetto devono restare i politici, perché non l'ha fatto. Qual è il senso della misura? Oggi dobbiamo andare tutti a Cervione e a San Giorgio a mangiare, agli uffici della Caritas. Questa è la nostra verità, cari detto, signori. Mentre voi mangiate caviale, champagne, feste festine. E noi cosa facciamo oggi? Cosa abbiamo portato a casa? Siamo sottopagati, siamo sotto i 5 mesi. A chi lo diciamo noi? A chi?
nessuno ci ascolta, i colleghi della Rai nascosti hanno paura di noi. Noi siamo cittadini onesti, noi vogliamo soltanto giustizia, lo Stato deve essere con il lavoro e con le leggi al lavoro. Se non ci rivolgiamo neanche in Stato, siamo sottopagati, disoccupati, mangiamo la carità ogni giorno, siamo arrabbiati, noi siamo mafiosi, non siamo tranquillisti, noi siamo gente lavoratori, vogliamo il lavoro però e voi ci dovete aiutare. E che c'entrano i giornalisti? Scusate. Perché voi non fate la pubblicità, noi per i politici. Comunque, voglio dire una cosa molto importante, almeno Renzi è venuto qua, ha ascoltato i problemi, perché lui i problemi di Reggio Calabria non li conosce, non perché sa. Noi abbiamo a Roma quattro senatori che sicuramente se ne fottono dei problemi reali che ci sono a Reggio Calabria. C'è l'Adam che sta fallendo, c'è la multiservizi che sono a casa, c'è Ex Leone che rischia i posti, si tratta di 1000 posti di lavoro. Ragazzi, svegliatevi, noi dal governo centrale vogliamo risposte concrete, lavoro, perché siamo gente onesta. Io vi ringrazio che si è avvicinato anche alla RAI. Non è vero che noi vogliamo lavorare, come dicono al nord. Ma noi vogliamo avere il lavoro. Lavoriamo più tutti. Di chi lavora. Lavoriamo in nero per lo Stato. E lavoriamo in nero. È illegittimo lavorare in nero per lo Stato. Vogliamo un contratto nazionale. Vale a tutti gli effetti. Vogliamo i diritti. Laboratorio di voti. Adesso per 15 anni ci hanno negato. La Calabria è un laboratorio di voti. I nostri diritti. Non chiediamo di più. Ora li dico con te. Vai all'acqua e andiamo finché. Non la registrate però. L'hai detta tu, io sottoscrivo. No. Anche perché in Italia non capiscono cosa vuol dire. O è all'acqua e andiamo finché. Col dovuto garbo e col dovuto rispetto che si ha alle istituzioni, di cui mi sono grato, che io rappresento un'organizzazione sindacale, vi chiedo cortesemente un incontro con il Presidente del Consiglio, perché abbiamo tante cose da dire, a partire dagli ammortizzatori sociali, e da subito vi chiedo che siano sbloccate 13 mesi, le famiglie non possono stare, abbiamo dei problemi, abbiamo delle esigenze, cortesemente, non ci fate fare cose estreme che voi capite bene, che vi chiediamo 3 minuti cortesemente a sentire il Presidente del Consiglio. Questo è il nostro messaggio. Il meccanismo è questo, ascoltiamo un attimo. E come è noto, io sono sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Lo so. E quindi se voi parlate con me è come se stesse parlando col Presidente. Io ho dovuto rispetto alla persona che ho di fronte. Fammi finire di parlare, se no io ho rispetto. Sai quanto ho rispetto per voi e quanto dobbiamo averne reciprocamente. Perché non c'è dubbio. Dobbiamo considerare due cose. È importante che il Presidente del Consiglio sia venuto a Reggio. E non c'è dubbio. Perché questo dimostra un'attenzione in una situazione che noi sappiamo essere drammatica. Perché le condizioni dei lavoratori e di coloro che hanno perso il lavoro a noi è chiarissima, va bene? Sì. Secondo, aspetta. Sì, aspetta. Però se tu mi fai queste cose qua non mi dai la possibilità di replicare. Perfetto, no, finì, fammi finire di parlare. No, poi mi chiaro. Seconda questione, il popolo c'è chiaro. Parlate già troppo. No, so, però ascoltate un attimo. Quando seconda finire. Questione, il Presidente del Consiglio viene qua consapevole della situazione e farà alla fine del suo incontro farà una proposta. Per dire che la drammaticità della vicenda di Reggio e della Calabria viene assunta direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Ci stiamo. Perfetto. Però come tu ben sai, e mi permetto di darti il tuo. Ma ci mancherebbe altro. Io ti dico che ci sono delle priorità che non si possono discutere, perché aspettare che si prenda questa responsabilità. Nel frattempo le famiglie devono mangiare. Io dico che si deve dare una priorità in questo momento agli ammortizzatori sociali in deroga. Benissimo. Che si chiuda subito il 2003, ma subito. Stanno soffrendo. Sto dicendo di quindi sì. La mia esigenza è la mia esigenza è di poterlo incontrare per poterlo incontrare qualche minuto. Perché il popolo parla un'altra lingua va bene. E vi chiedo per cortesia, non vuole essere uno sgarbo, non vuole essere una scorrettezza, questo è il segnale. Allora, il problema è questo. E se noi ci mettiamo d'accordo tra gentiluomini, di fronte ce li hai già, siete altrettanto, allora, mettiamoci alla prova. Hai parlato con me, va bene. Allora, facciamo una cosa. Vediamo adesso quando arriva e come arriva, poi ci regoliamo un attimo. Se io sono qua ad aspettarvi. Se del caso, senza
non possiamo fare delegazioni, cose, cioè, perfetto. No, solo certo, una sola persona non è corretta. Perfetto. Oh. Facciamo. No, due. Due. No, due è brutto. Tre. Cinque. Cinque. Allora, facciamo cinque persone. Allora, scegliete. Tra lavoratori. Scegli... Cinque. Si scelgono. Sceglieteli. Mi fai sapere cinque. Sono un peggio. Allora, scegliete 5 persone e l'una è un quarto, quindi rapidamente e poi vediamo come fa. Vabbè, parlo con te. Va bene. Grazie. 5 persone. Tu se ne metti vergogna, ci hai portato la fame, ci hai portato 12 mesi che non ci hai portato. Va bene, allora chi parla? Monti, chi è che ti parlo? Io parlo e parla senza megafono perché già ti sei. Onorevole, ragazzi, no, silenzio un momento, io non lo sento, va bene. Onorevole Minniti, noi siamo venuti qua per rappresentare al governo, visto che abbiamo avuto l'opportunità di avere presente il consiglio che viene in Calabria. Oh, attenzione che ci stanno vogliamo, vogliamo dal governo risposte serie, non le risposte che abbiamo avuto fino adesso. Noi abbiamo una Calabria disastrata, abbiamo una Calabria di disoccupati, abbiamo una Calabria che viene messa nell'occhio del ciclone quando si parla di 'Ndrangheta. Quando si parla di 'Ndrangheta, noi qua oggi diciamo che c'è la Calabria onesta. C'è la Calabria onesta che cerca quello che la Costituzione gli deve garantire, il lavoro. In Calabria abbiamo il 52% di disoccupati, abbiamo 25.000 lavoratori in cassa integrazione e mobilità che da 8-10 mesi non percepiscono il sussidio. Abbiamo 5.000 lavoratori, abbiamo 5.000 lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che ancora devono essere ora stabilizzati. Ora vengo anche là, scusa. Oh, ora passo pure là, ma una volta però. Dobbiamo parlare di cose concrete, non è che noi parole sono finite, deve capire la rabbia che c'è in questi cittadini, perché noi non siamo più in condizioni, allora, dire, di poter portare allora, il pane Monti, quotidiano Monti, aspetta, alla nostra famiglia. Monti, allora, siccome sono io, tu presumo che tu sappia che io conosco la situazione calabrese, quindi le cose che tu stai sostenendo mi sono note. Ora vengo. Spiegategli che sto andando. Perché si ingelosiscono, capisco che si ingelosiscono, però dobbiamo avere. Sono cazzato. Allora, ascoltate, ascoltiamo un secondo. Allora, tre cose. Uno, la situazione è chiara e su questo siamo non preoccupati, molto preoccupati. E condividiamo pienamente il vostro disagio, perché quando uno non piglia lo stipendio da 6 mesi, 9 mesi, comprendiamo che 10 mesi. Perfetto. Dieci. Comprendiamo che questa è una visione drammatica. Primo punto. Secondo punto. Onorevole, non vogliamo vivere di sussidi. Non sussidi, si lavora, no, perfetto. Secondo punto. Perché qualcuno dice che vuole sempre sussidi. No, sussidio, no, 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 io vi conosco perfettamente. Infatti, se mi permettete, vi conosco, so la vostra storia e voi sapete la mia storia. Seconda questione, è importante che qua venga il Presidente del Consiglio, perché è un segnale importante per la città di Reggio Calabria, perché Reggio Calabria viene considerata come una città importante d'Italia, perché il Presidente del Consiglio viene qua, va bene? Il Presidente del Consiglio, se mi consentite, avendo voi parlato con voi, con me, è come se vi avesse ascoltato. Il Presidente del Consiglio, alla fine della sua visita, farà una proposta per la città di Reggio Calabria e per la Calabria, per dimostrare che sulla città di Reggio Calabria e la Calabria c'è un'attenzione straordinaria. Va bene? Non ve la posso anticipare io per ovvie ragioni, perché non sono il Presidente del Consiglio. Voi direte ancora, diciamo, non sono il Presidente del Consiglio. Detto questo, allora il problema qual è? Che noi dobbiamo trovare una sede autorevole presso il governo nella quale si possa discutere di Reggio Calabria e quindi di come avere lavoro, cose serie, l'economia che cresce, non sussidi, e si possa discutere di cose serie per la Calabria, perché noi dobbiamo liberarla dall''Ndrangheta, la Calabria, e consegnarla allo sviluppo delle forze produttive. No, dobbiamo non consegnare ai politici, no.
Come? È chiaro, abbiamo scoperto. Ma però sapete, ci abbiamo dovete cogliere, lascia bene, non facciamo, io rappresento il governo qua, non possiamo fare polemiche. Il governo non è legittimo. Perfetto. Dobbiamo discutere del governo. Detto questo, vi ho comunicato questo e vi pregherei quindi di avere, avete parlato con me, che sono sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e quindi di avere fiducia nel fatto che ci sarà una sede a livello del governo nazionale di primissimo livello che si occuperà di Reggio e della Calabria. Va bene? Però da 10 mesi che non portiamo l'ordine a casa. Esattamente, per affrontare questo Monti. Per un mese, per pagare un mese bisogna fare 100 firme. 100 firme per pagare un mese. Vabbè, con il decreto approvato manca la firma dei consiglieri. Si schiera la polizia contro i cittadini, contro i lavoratori, contro coloro che lottano. Il nostro disagio è da 3 anni che siamo fermi con quella legge che ci ha fatto i nostri governatori italiani, che ci hanno messo in ginocchio tutta la categoria. E siamo 2000 pescatori, specialmente a Bagnara, che non possiamo più attivare la pesca. E come vivete? Come viviamo? Con la limosina. E oggi siamo qua a chiedere al nostro governatore Renzi di poterci dare qualche proroga per poter andare questi 2 mesi a lavorare. Non chiediamo il nostro lavoro che l'attivavamo da anni, millenni, no da anni, da millenni, da mio padre, da mio nonno, du padre di mio nonno. Quindi se ho capito bene voi non potete andare a pescare perché comunque anche la pesca è soggetta a dei limiti, quindi voglio dire... Ma questi limiti possono essere superati con quelle che sono poi invece le concessioni? Nel senso che se c'è un limite però c'è la concessione per darvi l'opportunità di vivere. Giusto, sì, è una cosa facile. Siccome noi all'epoca ci avevamo le spadare, l'Europa ci ha tolto le spadare, ci ha dato un'altra attività, la rete 18 centimetri per lavorare. Noi abbiamo costruito questa rete per poter andare... Non si viveva più come con quella rete della spadara, però sopravvivevamo, diciamo, portavamo 1 chilo di pane ai bambini. Adesso, dopo 2-3 anni che abbiamo lavorato con la 18 centimetri, la rete era 18 centimetri, il Ministero italiano, politicamente... Fate parlare la signora. La mattina è cambiato... Si è alzata una mattina ed ha cambiato dicendo che non si può andare più con la 18 centimetri. E con cosa si può andare? Con la 10, quella più piccolina che fa... E che prendete? Danno. Fa più danno quella là della 18 centimetri. E poi che cosa pescate con quello? Ecco, quella là, non si può... Sgombri, questi tipi di pesci che fanno che più danno. Che dobbiamo fare con questi? Noi chiediamo a Renzi, che è una cosa facile... Giovedì mattina, domani mattina abbiamo un incontro anche lì al Ministero con il sottosegretario alla pesca. Vogliamo che Renzi ci dà una mano domani per poter dare una proroga, per poter cominciare a lavorare, perché siamo in ginocchio. Queste donne le vedete? Queste donne sono anche di Bagnara, adesso arrivano gli altri con gli striscioni, queste donne sono di Bagnara, la quale non hanno 1 chilo di pane più per mangiare, mi dovete credere. In sintesi, la legge piuttosto che agevolarvi vi crea difficoltà nel lavoro? Sì, già ce l'ha creato. Dobbiamo pagare, c'è l'INPS da pagare e il carburante non ce n'è da più. Ma queste leggi chi le fa secondo voi? Ma le fanno tenendo... La mattina dice la sua, chi si alza la mattina comanda. Il pesce e spada è la nostra tradizione, dei nostri nonni. Non è una rete così, dei nostri nonni. Ce l'hanno lasciata.